Si avvicina al bancone e chiede un pacchetto Lucky Strike da 10. Entra sempre da solo. Mi mette una tristezza. Credo che abiti qui vicino o vado a scuola nei dintorni. Non saprei. No, non siamo amici, ma credo che abbia la mia stessa età. Una volta ho provato a iniziare un discorso con lui, ma ha annuito assorto nei suoi pensieri. E io non sono bravo a far parlare chi non ne dimostra interesse. Scuola? Beh. Che avete fatto? Nulla. Il solito. Quel ragazzo è veramente strano. Tutte le volte che lo incontro negli spogliatoi ci faccio due parole così, insomma. Come si fa tra gli uomini, no? Si parla di droga, di sesso, di alcol. Lui è come se fosse assente. Proprio non lo capisco. Mi risponde a malapena, a monosillabi. Mai una stretta di mano, neppure una pacca sulla spalla. E non fa nemmeno la doccia in piscina, cioè. Ma che problemi ha questo ragazzo? Gli allenamenti? Come sono andati? Alle gare? Ci vai? No, non so se partecipo. È successo qualcosa? No, è solo che non mi va. Cosa c'è? Il tuo amichetto del cuore non viene? Daniele, ma cosa stai dicendo? Anna, sai perché tuo angioletto va in piscina? Per ammirare i suoi amici maschietti. Ma che dice? Niente, non sta dicendo niente come sempre. Perché non sei così. Basta, stai zitto, tu non capisci nulla. Se sono un vecchio fallito, non capisci un cazzo! Quando ha iniziato a parlarmi dei suoi incontri su internet, inizio a preoccuparmi. Io ho paura che possa succedergli qualcosa da un momento all'altro.